Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, come al solito, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su per questo video se vi è piaciuto. E come al solito trovate tutti i link riferenti alla mia pagina Facebook e al mio Instagram giù nell'info box. Allora, faccio questo video perché ho una novità, una super novità emozionante da raccontarvi. Faccio una piccola premessa: in breve vi spiegherò come si è svolta questa cosa. Allora, la novità è che sono incinta e finalmente, perché era quasi un anno che ci provavamo. E niente, allora, intanto come l'ho scoperto? L'ho scoperto che un bel giorno, era di venerdì, ero uscita dal lavoro e parlando con una mia collega mi dice: senti, io mi tolgo il pensiero, ora vado a comprare il test e vado a casa e lo faccio. Premetto che io il test l'ho fatto di pomeriggio, quando sono uscita da lavoro erano le 3 di pomeriggio e so che il test in teoria andrebbe fatto la mattina, scusate, però perché le urine sono molto più concentrate, insomma. Però mi volevo togliere il pensiero. Avevo già fatto tanti altri test prima, tutti sempre negativi. Quel fatidico giorno, appunto, esco dal lavoro, fanno questa mia collega e vado appunto a comprare, prendo la macchina, vado a comprare il test, torno a casa. Ho detto: vabbè, lo faccio, non lo faccio, non lo so. Considerate che ero già dei 3 giorni in ritardo. La prima volta ho avuto un ritardo di 12 giorni, però era negativo, anche se ci speravo, però alla prima è un po' difficile, può capitare, però insomma, vabbè, lo faccio, non lo faccio, facciamo questo test. Quindi erano più o meno le 4 e qualcosa, cioè 4, 4 e un quarto, giù per giù. Quando ho fatto il test, perché il tempo non devo uscire a lavorare, insomma, andare a comprare le cose, e infatti dovevo portare anche fuori il cane, però prima di portare fuori il cane ho fatto il test, infatti ho fatto il test, l'ho appoggiato sul lavandino in bagno, l'ho girato, insomma l'ho appoggiato lì, l'ho girato a testa con dove si vede il risultato in giù. E sono andata a fare in cucina delle mille cose, insomma, sposare la vostra video, le mie cose, insomma. Torno in bagno circa 5 minuti dopo, più o meno. Sì, no, forse che meno, forse anche 3 o 4 minuti meno, comunque ora non mi ricordo di preciso. Ho detto: vabbè, tanto è negativo pure questo, quindi non ci non ci rimango neanche male, quindi prendo il testo, lo giro e mi trovo la seconda linea. Lì per lì non ci potevo credere a questa cosa, cioè era talmente tanto tempo che ci provavamo che ancora non ci potevo credere a questo. Allora, già nei giorni prima di fare il test, alcuni miei colleghi avevano già notato che ero diversa. Infatti mi venivano lì: ma come mai sei così tanto allegra? Però in realtà io mi sentivo sempre me stessa, non avevo niente a livello addosso, anche se in realtà una cosa ci sarebbe, ovvero 15 giorni prima che mi dovesse arrivare il ciclo, io sentivo questo forte dolore al seno, e già la cosa mi aveva fatto insospettire, perché solitamente, come tutte le donne penso, almeno io parlo per me, poi
Nel mio caso il dolore al seno mi arrivava tipo circa 2 giorni, 1 o 2 giorni prima che mi arrivasse il ciclo. In questo caso però 15 giorni prima, quindi la cosa mi aveva fatto un po' insospettire. Però qualche giorno dopo non ci avevo fatto caso subito. Niente, vabbè, come ho detto appunto faccio il test, poi porto fuori il cane, io nel frattempo poi torno a casa, mi faccio la doccia, perché avevamo un compleanno, mi sembra, no, erano sotto le feste di Natale, non mi ricordo, no, non erano sotto le feste di Natale, perché era novembre quando ho fatto il test, giusto? Avevamo un compleanno. Insomma, comprare una cena, qualcosa, insomma, non mi ricordo di preciso. Solo che Marco, per chi non lo sapesse, Marco sarebbe il mio fidanzato, il mio ragazzo, il mio compagno, insomma, come lo volete chiamare. Non sapeva niente perché quando io ho fatto il test lui non era nemmeno a casa, anche se avrei voluto aspettare lui per farlo, però torno a casa. E prendo il test e gli dico: qua test positivo, diventi babbo. Lui per lì era un po' spaesato, ecco, non ha detto: ma sei sicura? Aspettiamo. Intanto fissa l'appuntamento dalla ginecologa. Infatti, poi lunedì dopo andai subito dalla ginecologa e mi accertò appunto che la gravidanza era già in corso, era già in corso da un bel po'. Perché quando io l'ho scoperto ero già di 5 settimane, da di un mese, una settimana ero, quindi. Però io non mi ero accorta di niente, perché non, tuttora, non vi ho detto che adesso sono alla 18ª settimana, quindi ancora io non sento niente a livello di calcetti. Cioè, ho solo un dolore al seno e un dolorino qua giù sul lato destro, poco sotto la mano, insomma. E quando, giusto, non l'ho detto, quando ho scoperto, tra virgolette, che avevo questo dolore al seno 15 giorni prima dell'arrivo del ciclo, avevo anche il dolorino lì dove ho tuttora. Io di sintomi non ho assolutamente niente. I primi 3 mesi, solitamente nausea, cose, io zero. Niente, non so cosa vuol dire nausea, non so niente di tutto ciò. Ma a livello di mal di testa, niente, zero. Io proprio non ho nulla, mi dichiaro fortunata su questo, ma veramente fortunata. Infatti ringraziando il cielo che non sono mai stata male io su questa gravidanza, essendo poi la prima, non, nulla, zero, come se, ovviamente come tutte le gravidanze ho le sbalzi d'umore, a volte sono più nervosa, a volte sono triste, a volte sono proprio in crisi, a volte ho le crisi di pianto proprio, e niente. Ho già fatto la prima ecografia del libretto, l'ho già fatta e abbiamo già fatto anche il tuo test per vedere le malformazioni, queste cose qui. È andato tutto bene, il battito c'è, senti, il nostro piccolino o la piccolina, ancora non sappiamo nemmeno il sesso perché la morfologica, cioè la seconda ecografia da libretto, la devo fare ora a marzo, il 17 marzo, quindi ancora non sappiamo il sesso, anche se come tutte le mamme io mi sento un maschio, anche perché in famiglia avevo già fatto un video quasi 4 anni fa ormai,
appunto dove dicevo che era nata mia nipote, la mia prima nipote femmina. Poi l'anno scorso è nata la seconda nipote femmina, quindi diciamo che non dico che è maschio solo perché ho già due nipote femmine, no, me lo sento proprio io. Proprio io da futura mamma mi sento che in pancia c'ho proprio un maschietto. Maschio o femmina che sia, va benissimo, quello che è, l'importante è stare bene, infatti siamo già comunque anche andati a vedere il colore per la camerina, di dipingere la camerina. Praticamente abbiamo già quasi tutto in realtà, perché lettino, trio, questa roba, sono tutte cose che ci ha dato mio fratello, perché mio fratello non le usa più, quindi io adesso sono di 18 settimane, quindi sono iniziato il quinto mese, insomma, da qualche giorno. E niente, insomma, questa era la novità che vi volevo raccontare, ecco. Quindi se vi è piaciuto come video, lasciatemi un pollice in su e fatemi sapere se vi può interessare anche se in realtà l'ho già spiegato un po' qui, però ve lo racconto meglio magari in un video proprio specifico del primo semestre, ce la posso fare oggi, del primo trimestre di gravidanza, poi farò il secondo e poi farò il terzo. Quindi fatemi sapere se come idea può piacere o meno, se vi piace, se vi interessa ve lo faccio appunto. Poi quando sarà il momento vi farò anche prepariamo insieme insomma la valigia per il parto e niente. Come ho detto all'inizio, poi vi lascerò tutti i link giù nell'info box della mia pagina Facebook e Instagram. Un'altra cosa che non ho detto, mi sono dimenticata, scusate. All'inizio della gravidanza ero tanto stanca, ecco, forse l'unica cosa che avevo, la stanchezza, ma tanto stanca. Però non è che sia finita qui, anzi, forse sono più stanca adesso che sono nel quinto mese che prima. Non mi chiedete perché, non ne ho idea. Eppure non faccio neanche niente, non sto andando neanche al lavoro perché appunto il mio lavoro è un lavoro a rischio, quindi non posso lavorare per il momento. Quindi non capisco come mai ho tutta questa stanchezza, più stanca di prima. Premetto che io ho sempre dormito tanto, anche quando non ero incinta, sempre, sempre dormito tanto. Però ora, rispetto all'inizio della gravidanza, sono ancora molto più stanca. Io non mi capisco il perché. Ne ho già parlato anche con l'ostetrica di questa cosa e mi ha detto, ma strano però sta cosa perché comunque non lavori, quindi boh. Allora, ok, nel frattempo mi sono accalzata così bevo anche un attimo. Comunque, dicevo, detto ciò, io vi mando un grosso bacione e mi raccomando, lasciatemi un pollice in su per il video se vi è piaciuto e vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.